informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 35 del 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio l'ANCI per aver accolto l'invito della Commissione e do quindi la parola a Paolo Amenta, Presidente dell'ANCI Sicilia, e a Marcello Amanna, Presidente di ANCI Calabria, per lo svolgimento delle relazioni, invitandoli a contenere la relazione in un tempo massimo di 5 dai 5 ai 6-7 minuti. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Il documento dell'ANCI Sicilia relativo all'audizione sul disegno di legge C1067 che poi chiaramente lasceremo, depositeremo agli atti. Nei giorni scorsi il governatore della regione siciliana, Renato Schifani, ha affermato di avere ereditato una Sicilia che negli ultimi decenni è stata trattata da ANAS ma anche da Ferrovie ed altri come un paese subsahariano, abbandonata a se stessa. Ha proseguito affermando di avere assunto una posizione durissima nei confronti di ANAS sullo scandalo dell'autostrada Palermo-Catania. Ha anche affermato con ANAS e RFI apriremo un grande fronte con un confronto molto serrato per capire bene i tempi dell'investimento di 11,2 miliardi che toccano alla Sicilia. Vigileremo perché si rispetti il cronoprogramma che ancora attendiamo. Vogliamo essere partecipi a controllare che si rispettano i tempi. ANCI Sicilia, facendo seguito a quanto deliberato dal proprio direttivo, ritiene che si debba partire dall'analisi del Presidente della Regione Siciliana e sia necessario da subito un radicale cambio di passo rispetto alla condizione delle infrastrutture esistenti e in via di realizzazione. Analoga considerazione vale con riguardo alla programmazione delle nuove opere e dell'alta velocità. La scelta del governo di realizzare un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria potrà comportare un miglioramento per l'isola e per la qualità di vita dei cittadini, solamente se strettamente legata ad un complessivo rafforzamento infrastrutturale. Diversamente si rischia di alimentare per l'ennesima volta una legittima aspettativa per poi mortificarla. Il ponte potrà avere una funzione di opera strategica se accompagnata, oltre che dall'alta velocità, da adeguate infrastrutture viarie che colleghino il resto d'Italia con le aree turistiche e con gli aeroporti e i porti di Gioia Tauro, Augusta e Gela, attraverso un sistema intermodale. Rispetto a ciò, i cantieri di ANAS e Ferrovie dello Stato sono il primo banco di prova per misurare la reale volontà di attenzione nei confronti della Sicilia. Analoga e indispensabile attenzione dovrà essere riservata ad iniziative finalizzate a ridurre il peso che le tariffe aeree hanno sulle tasche dei siciliani. Con un collegamento stabile, accompagnato da un complessivo e più ampio investimento sulle infrastrutture, la Sicilia e la Calabria possono aspirare a diventare una piattaforma logistica e un'unica area caratterizzata da attività turistica anche rispetto al benessere legato al clima ed un'alimentazione salutare di qualità. La realizzazione del ponte nell'ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo per noi di ANCI può essere un tassello fondamentale in un complessivo disegno che deve favorire lo sviluppo di una macro regione sul Mediterraneo. Sotto questo ultimo profilo colpisce che tra le principali motivazioni per la realizzazione dell'opera indicata nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione venga indicata quella di favorire la mobilità militare. Il ponte sullo stretto costituisce inoltre un'infrastruttura fondamentale rispetto alla mobilità militare, tenuto conto della presenza di importanti basi NATO nell'Italia meridionale, pagina 1 e 2. Il superamento dello svantaggio legato all'insularità potrà essere percepibile solamente quando il sistema di mobilità integrato sarà strettamente connesso all'opportunità legata alle ZES, zone economiche speciali, che dovranno vedere un rafforzamento ed un'estensione funzionale.
Le aziende che decideranno di investire in Sicilia e in Calabria potranno essere attratte da trasporti agevoli e da vantaggi fiscali, dovranno poter raggiungere i mercati del nord ed essere connessi attraverso una reale intermodalità. In questa prospettiva assume particolare rilievo la posizione della Commissione europea, che nell'ambito del regolamento TENIT ha incluso il ponte sullo stretto tra le infrastrutture strategiche. Con riferimento al cronoprogramma, si ritiene fondamentale che sia fatta quanto prima chiarezza sul piano finanziario, su quanto siano le risorse economiche necessarie e su come sia fattibile il reperimento delle stesse risorse. Sotto altro profilo si ritiene opportuno individuare le modalità con cui garantire un innalzamento del livello dei controlli in ordine alla gestione degli appalti. La costruzione del ponte fino alla sua completa e operativa realizzazione non potrà rappresentare in alcun modo una rinuncia ai benefici legali, alla condizione di insularità o all'obbligo costituzionalmente disciplinato di rimuovere gli svantaggi ad essa legati, benefici che a differenza di quanto accaduto sin d'ora si ritiene debbano essere di entità significativamente maggiore. In ogni caso, nei confronti dei territori interessati alla realizzazione delle opere si dovrà valutare ogni idonea forma di compensazione rispetto ai disagi generati. Come associazione che rappresenta i comuni siciliani vorremmo sottolineare l'importanza che il progetto prenda avvio con piena consapevolezza sul piano della fattibilità tecnica e finanziaria o che vi sia la volontà politica di rispettare tutte le scadenze a partire da quella del 31 luglio 2024, previste all'articolo 2 del DDL per l'approvazione del progetto esecutivo, evitando di dover assistere ad un'interminabile sequela di ritardi che mettano nuovamente a rischio l'opera. Se si sceglie di realizzare il ponte, chiediamo che si decida realmente di realizzarlo e che si eviti in tutti i modi il rischio di un pantano che rappresenterebbe la prospettiva peggiore tra le possibili. Con specifico riferimento al testo del DDL e ai componenti che la Regione dovranno designare in seno al Consiglio di Amministrazione all'articolo 1, si ritiene opportuno prevedere una modifica normativa finalizzata ad introdurre che tale scelta sia effettuata previa intesa con le rappresentanze regionali degli enti locali. Tale scelta si rende necessaria anche in considerazione dell'impatto che l'opera avrà sui comuni maggiormente interessati e delle funzioni che gli enti locali esercitano sul proprio territorio. Quindi ok al ponte, alla realizzazione del ponte, solo se si ha la consapevolezza che entrando nella piattaforma siciliana ci sia una piattaforma vera rispetto a quello che l'Europa vuole rappresentare in Europa. Non ha senso realizzare il ponte solo per spostarci da Scilla a Messina. Noi all'interno della piattaforma abbiamo previsto già da tempo l'alta velocità, l'alta capacità, la logistica nei porti, il ruolo importante che vogliamo recitare sul Mediterraneo. Allora, se la realizzazione del ponte è un pezzo della strategia collettiva, complessiva, rispetto al ruolo che la Sicilia deve recitare in una politica di sviluppo europeo, nazionale, e allora ok, lanci i comuni, sono tutti d'accordo a ciò avviene. Chiaramente proviamo a capire se si vuole realmente cambiare il passo e mantenere le scadenze, cioè dire a luglio del 24 la realizzazione del progetto, l'avvio dei lavori e la certezza sulle coperture finanziarie, cose che a oggi ancora non riusciamo a intercettare. Quindi per cui esprimiamo convinzione solo se quelle condizioni di cui abbiamo parlato e che lasceremo agli altri si realizzino, cioè sia il ponte solo se inserito in un contesto territoriale di grande sviluppo. Grazie. Grazie. Parola al suo collega. Marcello Amanna. Sì, buongiorno. Ecco, lei la parola, Anci Calabria. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ma devo dire che seguo ovviamente quello che è già stato detto con poi le peculiarità che sono proprie della Regione Calabria. Il tema è estremamente importante e sulla mobilità è evidente che si interviene su due regioni, ma ovviamente io parlo
di quella calabrese, che presentano notevoli criticità in questo settore. Devo altresì rappresentare per completezza che le posizioni dei tanti amministratori non sono del tutto univoche nella indicazione della realizzazione di questa opera, ritenendola ovviamente necessaria solo dopo che si è apportato tanti altri interventi di mobilità sulla nostra regione. Ma ovviamente non è questo oggi il tema che dobbiamo affrontare. Il collegamento viario tra le due regioni pone però una serie di ulteriori problemi in termini di mobilità per la regione. Penso al collegamento ionico con la statale 106, che risulta essere totalmente inadeguata, così come ai collegamenti fra città e località turistiche riguardanti sia lo sbocco del mare sia i parchi montuosi. Sono temi assolutamente necessari da affrontare quando si pensa alla realizzazione di un'opera così importante e così lasciarla così da sola in presenza di una carenza assoluta di un piano strutturale di mobilitazione che di mobilità crea davvero grossi problemi. Altrettanto importante poi riguarda l'impatto ambientale e anche, devo dire, quella che è poi l'emergenza sociale che si verrà a creare anche con gli espropri e con gli interventi che abbiamo visto già programmati. I sindaci dei territori interessati ritengo debbono essere investiti nella fase della concertazione, trovando sin da subito un ruolo nell'affrontare le criticità che un progetto del genere presenta. Guardate, noi abbiamo già avuto una prima, devo dire, una prima criticità quando abbiamo affrontato il problema dell'alta velocità e soprattutto del collegamento Gioia Tauro e il raddoppio della linea ferroviaria, perché solo dopo e in modo tardivo il coinvolgimento degli amministratori ci si è resi conto che in effetti il progetto andava meglio affrontato e meglio guardato anche rispetto proprio all'impatto con i territori coinvolti. Ritengo anche che in questa fase vadano coinvolti i sindaci dei territori interessati proprio dalla realizzazione. Penso al sindaco di Villa San Giovanni, ma anche degli altri sindaci che sono nei comuni confinanti con Villa San Giovanni. Per ultimo, ed è questo l'appello che io voglio fare alla Commissione Ambiente, così come alla Commissione Trasporto, l'ANCI si propone per un incontro, un'audizione, oltre questa audizione, un incontro per affrontare il tema della mobilità dell'intera regione. È un tema che secondo me va affrontato insieme a quello della realizzazione del ponte sullo stretto. Non possiamo, secondo me, disgiungere una cosa rispetto all'altra. Ecco perché i temi sono abbastanza rilevanti e io faccio appello affinché ci sia la disponibilità ad un incontro appunto per meglio affrontare complessivamente questo tema. Grazie. Grazie mille. Chiedo se vi siano colleghi che intendono intervenire. Prego, collega Iaria, se può accendere poi la telecamera. Grazie, parola a lei. Buongiorno a tutti, grazie ai rappresentanti di ANCE di Sicilia e Calabria. In sintesi, voi avete la preoccupazione che abbiamo un po' tutti quelli che sono un po' dubbiosi rispetto a questa fuga in avanti per il ponte sullo stretto. Cioè il fatto che si parta con l'opera più di facciata, più di immagine, che più suscita chiaramente anche sentimenti contrastanti, ma anche un pochettino di fascino,
senza però affrontare i problemi che queste due regioni hanno da tanti anni. Tra l'altro io sono di origine calabrese, conosco bene le problematiche legate al trasporto ferroviario calabrese, anche alla statale 106, e quindi so che appunto le cose che sono state dette dai sindaci, anche se in maniera gentile, sono una cosa molto sentita dal territorio, cioè le infrastrutture che da anni mancano, che adesso qualcuna chiaramente sta anche partendo, ma non è ancora chiaramente una fase di realizzazione, sono le priorità. Quindi mi aspetto che queste considerazioni vengano fatte proprie dalla maggioranza e che non venga, come dire, sempre portata avanti solo una fase di slogan e di annuncio di un'opera così importante e così costosa che però di per sé non risolverebbe il problema dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina se non si fanno le opere a contorno. Grazie. Grazie collega, chiedo se vi siano altri deputati che intendono intervenire. Prego collega Iaia, qui in presenza. Grazie Presidente, io ho ascoltato l'ultima parte degli interventi dei rappresentanti dell'ANCI, chiaramente comprendiamo alcune perplessità. Ma ribadiamo la necessità dell'opera, l'essenzialità dell'opera e del fatto che l'Italia e l'Europa attendano questo intervento da decenni oramai, quindi è un obiettivo prioritario per il governo. Come forze parlamentari noi sosterremo questo tipo di iniziativa. Sento ripetere molto spesso che è necessario realizzare le infrastrutture attorno a questo ponte, questo mi pare una cosa evidente. Io vengo dalla Puglia, la 106 parte dalla Puglia, arriva in Calabria, anche da noi ci sono delle criticità, ma credo che la realizzazione del ponte non precluda assolutamente il fatto che possano essere fatti, posti in essere anche degli interventi per migliorare quella che è la viabilità delle regioni del Sud, della Puglia, della Basilicata, della Calabria ed anche della Sicilia. Quindi l'una non esclude l'altra, per cui noi riteniamo l'importanza di quest'opera strategica, infrastrutturale e ribadiamo il nostro assoluto favore rispetto a questo investimento e agli intendimenti del governo che in questo caso, in questa legislatura, sta procedendo in maniera spedita con lo strumento del decreto legge in questa direzione. Grazie, non vedo altri interventi, quindi do la parola ai nostri relatori. E quindi do al Paolo Ammenta, presidente ANCI Sicilia, e subito dopo a Marcello Manna, presidente ANCI Calabria, con delle conclusioni e delle risposte ai due interventi, ovviamente 3 minuti circa a testa. Grazie. Ribadisco quello che ho appena detto. Ho sentito che l'una non esclude l'altro, cioè dire la realizzazione del ponte non esclude la realizzazione dell'infrastruttura. I fatti dicono altro, i fatti dicono che ancora in Sicilia per completare ANAS il tratto di autostrada Catania-Palermo perde del tempo, i fatti dicono che sulla ferrovia sognare l'alta velocità è veramente un miraggio, significa che siamo in alcuni tratti della Palermo-Catania-Messina ad un binario, significa che la logistica dei porti che si affacciano sul Mediterraneo, tipo i porti di Gela, di Augusta, ancora aspettano interventi importanti, significa che per recitare un ruolo vero attraverso la realizzazione del ponte come piattaforma sul Mediterraneo, perché ci raccontano e dicono che sul Mediterraneo tornerà più del 40% degli scambi commerciali, quindi significa la portualità con l'intermodalità di collegamento tra il sud e il nord può diventare veramente finalmente un reale motivo di sviluppo per quanto riguarda il meridione, l'alta capacità, il trasferimento delle merci dalla Sicilia ai mercati importanti del nord sono fondamentali per l'interscambio fra nord e sud nel momento in cui si parla di fabbisogni standard, di livelli essenziali delle prestazioni,
chiudere il gap fra il sud e il nord, io credo che solo il ponte non ce la possa fare chiudere questa distanza, se non prima si pensa realmente al ruolo, alla funzione, alla strategia europea e nazionale che si ha sul meridione d'Italia e nello specifico sulla Sicilia. Quindi io credo che logistica, infrastrutture, collegamento delle aree turistiche sia fondamentale perché abbia un senso la realizzazione del ponte sullo stretto. Grazie. Grazie. Prego. Sì, eccoci. Sì, devo dire, condivido quello che è stato appena detto, ma devo dire anche gli interventi che ho ascoltato non sono assolutamente lontani da quello che ho appena rappresentato. Io credo che la realizzazione del ponte sullo stretto imponga un riequilibrio anche da un punto di vista della mobilità per quanto riguarda queste due regioni, e io parlo ovviamente della Calabria, che presentano invece criticità assai assai rilevanti, infrastrutture mancanti da sempre. È evidente che attraverso il ponte si può davvero pensare a una nuova mobilità, disegnare una nuova mobilità. Io ripeto, sono convinto che è un'occasione assolutamente importante perché si pongano finalmente le basi per la realizzazione di una mobilità all'interno della regione Calabria che sia degna di questo nome, visto che non abbiamo da questo punto di vista davvero mai realizzato opere importanti. Quando si parla della 106, ma ormai se ne parla ormai da 30 anni, da 40 anni, ancora si è all'inizio di alcune idee, di alcuni progetti, nulla, nulla di che. Ecco, questo potrebbe diventare argomento importante per progettare il futuro di regioni che sono davvero rilevanti per il nostro paese. Insisto affinché si crei un collegamento, una relazione tra ANCI e appunto le commissioni oggi qui presenti, che si faccia assieme, che si lavori assieme per progettare una idea di mobilità assolutamente nuova e moderna. Grazie. Grazie, grazie a voi per il contributo. Vi assicuro entrambi che veramente sia la Commissione Trasporti, ma per quanto riguarda anche la Commissione Ambiente, c'è tutta l'intenzione di collaborare, anzi vi teniamo sempre molto in considerazione. Per esempio, noi come Commissione Trasporti stiamo esaminando il contratto di programma tra Governo e RFI. In quell'occasione abbiamo chiamato ANCI, che però ha preferito non partecipare, però queste vostre considerazioni sui ritardi in Sicilia e Sardegna saranno sicuramente utili sia dal punto di vista della Commissione Trasporti che quella della Commissione Ambiente e Infrastrutture. Grazie mille per il vostro prezioso contributo e grazie ai colleghi che hanno partecipato. Grazie, buonasera. Corriamo subito alla successiva audizione, che l'ordine del giorno reca l'audizione informale del professor Aurelio Angelini, professore ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso l'Università Core di Enna, nell'ambito sempre dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Non vedo obiezioni, quindi ringrazio il professore che ha risposto all'invito della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, invitandolo a contenere la relazione in un tempo massimo complessivo fra i 5 e i 7 minuti. Grazie. Professore, deve accendere il microfono perché non la sentiamo. Eccoci, mi sentite? Perfettamente, grazie. Grazie a lei, buongiorno, grazie per l'invito.
Volevo sottolineare alcuni aspetti, data la durata dell'audizione, poi invierò un testo per gli atti della seduta della Commissione. Il progetto insiste su un'area particolarmente importante sia dal punto di vista naturalistico che culturale. L'area dello Stretto è una delle aree abitate nella storia dell'uomo. Fin dall'era del Paleolitico l'area è stata abitata e quindi ha una presenza antropica che ne ha modellato anche alcuni aspetti di ordine culturale e diciamo di fattori storici che ne hanno distinto sia la letteratura che l'arte. Ma siamo di fronte a un'area particolarmente significativa sotto il profilo delle presenze naturalistiche per le formazioni geologiche, rispetto alle quali l'insediamento e la realizzazione del ponte potrebbe avere effetti significativi e rilevanti, quindi sia sull'aspetto naturalistico ma anche sull'aspetto paesaggistico. Che riguarda quest'area che è un unicum nell'area del Mediterraneo per proprio questo legame ecoculturale tra mito, paesaggio e natura. Basti pensare che quest'area del Mediterraneo è costellata da un insieme di presenze di siti Natura 2000, di parchi, tra questi alcuni parchi che sono anche iscritti al patrimonio UNESCO come l'Etna, le Eolie, ma tutta quest'area è caratterizzata da ambienti umidi, è caratterizzata da una presenza costiera che è comunemente caratterizzata dalla presenza di avifaune migratorie. Qui voglio ricordare che l'ultima valutazione di impatto ambientale, quella resa il 15 marzo del 2013, proprio rimarcava l'esito negativo per quanto riguarda l'aspetto naturalistico, oltre a dichiarare l'impossibilità a dare una valutazione su questo progetto, ritenendolo inadeguato, e da questo progetto a quanto pare si riparte per la realizzazione del ponte. Io credo che è necessario sottolineare che la valutazione di impatto ambientale che dovrà essere resa, così come anche la valutazione ambientale strategica necessaria per collocare il ponte all'interno di un sistema della mobilità delle due regioni, della Sicilia e della Calabria, possa permettere di valutare anche le opzioni alternative previste dalla normativa del nostro paese è prevista dalle direttive europee. L'opzione zero rappresenta proprio quella procedura in grado di assicurarci che le scelte che vengono fatte sono quelle che hanno minore incidenza ambientale e sono quelle che soddisfano maggiormente quelle che sono le finalità del progetto. Questo aspetto, lo voglio sottolineare anche in considerazione che sugli aspetti che riguardano il paesaggio e il patrimonio storico, oltre che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, l'articolo 9 della Costituzione ci richiama a tutelare un interesse, soprattutto a partire dalle future generazioni che, dovranno ricevere dalle generazioni presenti un ambiente, un paesaggio, un profilo culturale dell'area dello stretto in condizioni migliori di quelle in cui noi oggi ci troviamo. Allora vediamo un attimo qual è la situazione attuale anche rispetto alle cosiddette alternative. Noi ci troviamo in una situazione in cui il porto di Messina non è il primo porto per traffico merci della Sicilia, non è tra quelli più significativi a livello nazionale, ormai ha un traffico che è modesto. Del resto il traffico maggiore è quello dei pendolari tra le due sponde, di circa 6.000 pendolari al giorno, i quali
con un tempo di circa mezz'ora riescono ad attraversare lo stretto e raggiungere il posto di lavoro, le scuole. Ecco, oggi il ponte, pensato un po' con una mentalità e uno schema logistico del dopoguerra o anche degli anni 60-70, come un punto di congiungimento delle persone e del spostamento delle merci, e quindi una capacità di creare uno sviluppo significativo di queste due regioni del sud d'Italia, oggi questo tipo di finalità non ha più senso, nel senso che la presenza di un traffico modesto e la presenza di un pendolarismo di queste dimensioni rende altre opzioni altamente più vantaggiose in termini di tempo, in termini di investimenti. Se noi guardiamo un po' tutti quelli che sono i dati che riguardano la mobilità nell'area dello stretto, questo si vede con grande chiarezza. Del resto, anche dal punto di vista economico, questo ponte non avrebbe effetti significativi sul territorio, si tratta di un'occupazione effimera, tra l'altro un'occupazione che viene quantificata sommando lavori che avverranno in tempi diversi, ma come pure il tipo di valutazione che viene fatto per la realizzazione del ponte sostiene che è un'opera green, stimando solo le emissioni di CO2 eventualmente che verrebbero evitate, ma non valutando l'insieme delle emissioni che servono per produrre i materiali ferro, cemento, acciaio necessari per la realizzazione dell'opera. Recenti studi ci indicano che l'impatto della realizzazione, quindi dell'analisi dell'intero ciclo dell'attività del ponte, ci dicono che siamo su una comparazione estremamente a svantaggio di poter ritenere un'opera green. Tra l'altro, un'opera green dovrebbe essere realizzata secondo i principi dell'economia circolare. Poi, per quanto riguarda un altro aspetto che spesso viene richiamato, ecco, il cosiddetto rischio sismico. Io naturalmente non sono un tecnico di questo settore e non voglio affrontare questo tema. Voglio dare una lettura dal punto di vista filosofico. La sicurezza a cui si richiama il progetto si fonda su un dato empirico e non su un dato matematico, come avviene col calcolo progettuale per stimare la resistenza agli eventi che potrebbero riguardare il ponte. Del resto, se noi guardiamo la vicenda di Fukushima in Giappone, il paese molto più attrezzato del mondo nella realizzare le centrali nucleari e nel contrastare i fenomeni tellurici, vediamo come questo paese è stato messo in ginocchio da uno tsunami. Ecco lì, il calcolo matematico progettuale non è stato in grado di reggere un evento che è diventato anche quello un'esperienza che è stata fatta e che permetterà il prossimo calcolo di affinarlo anche secondo questo accadimento. E quindi non c'è una sicurezza in sé, la sicurezza va naturalmente perseguita, ma basare la realizzazione del ponte sostenendo in maniera apodittica che ci sono tutti gli strumenti per poter contrastare il rischio sismico, questo non è un fattore al quale ci possiamo affidare. Poi bisogna, infine, voglio sottolineare come il rapporto Istat Professore, si può recentemente. avviare alla conclusione? Scusi se la Sì. interrompo. No, si può avviare alla conclusione perché stiamo sforando il tempo. Benissimo, un minuto. Faccio riferimento per quanto riguarda al contesto dell'area dello stretto che è cambiata profondamente in questi anni, e
È appena uscito un rapporto Istat che ci dà il dato per quanto riguarda la popolazione dell'area dello Stretto, e proprio l'area metropolitana di Messina e di Reggio Calabria sono le due aree che hanno il maggiore calo demografico: Messina del 12,2% e Reggio Calabria dell'8,5%. E quindi a maggior ragione la necessità di fondare un'opzione dei trasporti e della mobilità tra la Calabria e la Sicilia deve essere fondata su studi attendibili, in considerazione che chi oggi propone di realizzare il ponte non parla più di investimenti di privati, ma l'investimento è interamente a carico del contribuente. E questo già ci spiega che il ponte sarà un'opera che dovrà dare una risposta soprattutto in termini socio-economici ai territori, posto che non è un'opera che si regge da solo. Ebbene, i territori devono essere coinvolti in un processo partecipato per poter esprimere il loro punto di vista per un'opera che andrebbe a modificare sostanzialmente una delle aree naturalistiche e culturali tra le più importanti del Mediterraneo. Grazie, grazie mille. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire. Non vedo prenotazioni, quindi le concedo altri 2 minuti per delle conclusioni, se vuole, così poi passiamo all'altra audizione. Bene, e allora grazie Presidente. Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, io credo che sia necessaria che questa avvenga attraverso un processo partecipato, attraverso un'analisi significativa di quelle che sono le attività economiche in essere e quelli che sono gli scenari che si pensa interesseranno il ponte, attraverso una comparazione con alternative efficaci ed efficienti per dare una risposta di mobilità e una risposta economica alle due regioni principalmente interessate. Ora, io credo che questo intervento, che ha un'importanza strategica per le due aree, debba essere valutato in tutti i suoi aspetti, e non solo in quello costruttivo o attraverso il sostenere, come viene fatto, che l'opera di per sé avrebbe un grande vantaggio dal punto di vista delle emissioni, quando sappiamo che questo così non è se facciamo l'analisi del ciclo completo della realizzazione del ponte. Così come pure non possiamo sostenere che l'impatto occupazionale è significativo per le due regioni, non solo perché si tratta di un'opera che ha un tempo di realizzazione che lega necessariamente a quella che è l'occupazione, e quindi un'occupazione legata al periodo della realizzazione del ponte, ma anche perché questo grande investimento non genera successive attività significative nei territori e quindi non lascia nei territori interessati una possibilità di un'ulteriore espansione economica. Oggi i due territori, quello della Sicilia e della Calabria, sono territori angusti in cui le difficoltà nel sistema trasportistico, così come nel pendolarismo, sono segnate dalla limitatezza dei sistemi stradali e ferroviari. Oggi la Sicilia ancora in buona misura è collegata con una rete ferroviaria a binario unico. I tempi di percorrenza di un luogo turistico come Taormina, con una città come Agrigento, dove c'è il sito più importante archeologico della Magna Grecia, superano 10 ore. Non è pensabile che una crescita turistica della regione possa avvenire
senza che il sistema dei trasporti, senza che il sistema dell'organizzazione delle infrastrutture in modo intermodale possa realmente sostenere un sistema turistico. Oggi la grande attrazione è rappresentata dai siti di UNESCO che ci sono in Sicilia. Non certo può Grazie. essere rappresentato da un ponte e soprattutto non sono comparabili i due aspetti sotto il profilo degli investimenti, in considerazione che finora il governo italiano, concludo, negli anni non ha fatto investimenti significativi sul proprio patrimonio culturale, Grazie. artistico e archeologico, mentre vuole fare un imponente investimento su un'infrastruttura che collegherebbe le infrastrutture delle due regioni che sono Grazie, professore. adeguate a soddisfare la domanda. Grazie, Presidente. Grazie, grazie professore per il suo contributo. Ho mandato anche la relazione, o comunque grazie per il testo scritto che ci manderà. Quindi passiamo alla successiva audizione. L'ordine del giorno reca l'audizione del Giuseppe Fiamminghi, già direttore generale della società Stretto di Messina. E sarà udito nell'ambito dell'esame, ricordo, in sede referente il disegno di legge di conversione del decreto legge 35 del 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Non ci sono obiezioni. Ringrazio quindi Giuseppe Fiamminghi per aver accolto l'invito della Commissione. Gli cedo la parola ricordandogli che per lo svolgimento di suddetta relazione dovrebbe contenere in un tempo massimo di dai 5 ai 7 minuti. Prego, prego, professore. Buongiorno, buongiorno, sono Fiamminghi e colgo questa occasione. Devo dire, l'ipotesi era di fare un intervento di 10 minuti, quindi cercherò di accelerare. Non siamo fiscali, però non sono così fiscali, grazie. No, l'argomento è così importante e interessante che forse vale la pena. Comunque sono passati, come dicevo, ormai 10 anni dalla liquidazione della società Stretto di Messina. Io ne sono stato il direttore generale dal 2001 al 2012. E guarda caso, oltre 50 anni dalla costituzione della società stessa. Ora, a seguito di questo DL recentemente, questo decreto legge, come era immaginabile, si è riacceso il dibattito sull'autorità, l'utilità, priorità dell'attraversamento stabile dello stretto, e questo è in qualche modo comprensibile. Quello che invece volevo riaffermare, che ritengo inaccettabile, e che ancora si dibatta sulla realizzabilità del ponte sospeso a campata unica di 3.300 metri. Ma il progetto, infatti, è stato più studiato, analizzato e sottoposto a verifica per così tanti anni. Io vorrei velocemente ricordare che questo progetto è stato approvato fin dal 92 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel 2000 c'è stato un parere positivo dell'advisor internazionale Steinmann su incarico affidato direttamente dall'allora Ministero delle Infrastrutture. Nel 2003 è stato approvato dal CIPE il progetto preliminare e relativo quadro economico. Nel 2011 è stato approvato il progetto definitivo da parte del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, che si era basata sui pareri positivi di un comitato scientifico, del Project Management Consultant, e dalla verifica eseguita da un controllo tecnico indipendente. Questo è uno dei primi casi che si utilizza questa tecnica in Italia. Inoltre, il progetto è stato presentato in tantissimi convegni internazionali, ricevendo apprezzamenti unanimi. Parliamo di Londra, parliamo di Parigi, Berlino, Tokyo, diciamo è diventato un modello riconosciuto dal mondo. Ecco, io credo sia finito il tempo dei dubbi, delle polemiche che ci hanno inutilmente impegnato anche recentemente a seguito di alcune decisioni prese da precedenti governi nazionali. Mi sembra che questo decreto individui finalmente un percorso definito e le azioni da porre in atto anche sulla base di, diciamo, obiettivi temporali stabiliti. Certo, il progetto ha sempre risentito in maniera decisiva sia del quadro politico nazionale che di quello regionale.
Mi piace ricordare che dal 2000 ad oggi al Ministero di Porta Pia si sono succeduti ben 10 ministri con visioni politiche molto diverse rispetto a questa iniziativa. Non è sopportabile ipotizzare in futuro altrettanto incerto. I costi conseguenti sarebbero inaccettabili, non solo in termini economici, ma anche con riferimento alla credibilità del nostro Paese. Mi piace qui dare una testimonianza. Nell'ambito del progetto definitivo fu anche realizzata quella che si chiama Global Risk Analysis, cioè l'analisi di tutti i rischi che potevano interferire sulla realizzazione del progetto, quindi quelli tecnici, quelli ambientali, quelli finanziari. Il rischio più alto che è emerso, il più pericoloso, era proprio il rischio politico. Oggi ci sono le condizioni per procedere all'aggiornamento del progetto definitivo, che dopo oltre 10 anni dalla sua stesura andrà attualizzato, non solo per quanto riguarda l'opera di attraversamento, che credo che sia un problema forse non così rilevante, ma io credo sia molto più impegnativa l'aggiornamento delle opere stradali e ferroviarie di collegamento, il cui costo di realizzazione rappresenta circa il 50% del costo totale dell'investimento. Sarà inoltre indispensabile, questo lo vorrei sottolineare, rivedere il progetto di cantierizzazione, oggetto in passato di uno studio approfondito anche alla luce della durata del cantiere, almeno 5 anni, e dell'importanza e della qualità delle aree interessate. Detto ciò, ora vorrei cogliere questa occasione per testimoniare e illustrare brevemente i principi e le logiche che sono stati alla base dell'organizzazione della società dal 2001 al 2012, prima che fosse chiusa. Per la progettazione e la realizzazione di una tale opera, tutte le precedenti esperienze e conoscenze sono state considerate un punto di partenza. Con questa posizione fu deciso di procedere alla creazione di una struttura societaria snella, composta da pochi soggetti altamente qualificati, che garantisse soprattutto capacità di programmazione, gestione e controllo e fosse in grado di prendere decisioni in tempi rapidissimi, anticipando e risolvendo eventuali criticità. Le principali attività operative erano state quindi affidate attraverso gare a soggetti con esperienza a livello internazionale, soprattutto nell'ambito della realizzazione di ponti a grattacielo, che potessero assicurare quanto di più evoluto fosse disponibile nel campo dell'ingegneria. In questa ottica erano stati selezionati il contraente generale, il soggetto che avrebbe realizzato l'opera, il project management consultant, il soggetto che avrebbe svolto attività di controllo e verifica di progettazione e costruzione al fine di assicurare il rispetto di tempi, della qualità e dei costi previsti, e del monitoraggio ambientale, territoriale e sociale, di cui parlerò più avanti. Questo modello organizzativo ha permesso di procedere in maniera efficiente all'esecuzione delle indagini, delle prove necessarie e allo sviluppo del progetto e alla realizzazione delle opere propedeutiche. Parlo della variante di Cannitello. Fu realizzata questa variante, il cui importo è di circa 26 milioni, per permettere di ottenere lo spazio cui sarebbe nata la pila sul lato Calabria. E durante questo lavoro si sono create continue occasioni di ricerche e sviluppi di nuovi strumenti di gestione basati su legalità e trasparenza. In tal senso basterebbe ricordare i sistemi di qualità adottati e certificati, l'adozione di protocolli di legalità concordati con le autorità locali per la gestione dei cantieri, il controllo tecnico indipendente della progettazione e l'adozione di un sistema all'avanguardia per il monitoraggio dell'ambiente e degli impatti territoriali e sociali. Insomma, la realizzazione di questo progetto potrà essere una grande occasione di ricerca e sviluppo, lo stimolo per proporre modelli di gestione e di comunicazione innovative, considerando il fortissimo effetto che avrà sulle realtà locali e l'eco internazionale inevitabilmente susciterà. In questa prospettiva vorrei completare il mio intervento illustrando brevemente il ruolo assegnato al monitore ambientale, territoriale e sociale, che insieme al contraente generale al PMC ha costituito una struttura portante del modello organizzativo. Questo ruolo che è stato immaginato per un progetto come quello del Ponte è assolutamente innovativo e originale nel quadro dei sistemi di monitoraggio nazionale.
In particolare il MAZ, il monitoraggio ambientale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto ambientale, aveva avviato già nel 2010 un piano di monitoraggio su un'area funzionale di circa 40 km quadrati, circa 10 volte più ampia da quella interessata dal cantiere, per una durata prevista di almeno 8 anni, e questo è assolutamente da sottolineare, un anno prima della costruzione. 6 anni che immaginiamo la durata della costruzione e un anno dopo la costruzione. Erano già state installate oltre 200 stazioni di misura per il monitoraggio, tra l'altro, dell'aria, del rumore, della qualità delle acque sotterranee, del controllo geomorfologico, trasferendo in tempo reale informazioni a tutti gli enti interessati, le regioni, le province, i comuni, l'ARPA, il Ministero. Era stato realizzato anche un sistema informativo territoriale e ambientale, detto SITA, basata su piattaforma GIS, Geographic Information System, in grado di gestire i dati derivanti dalle attività di monitoraggio al fine di predisporre un database ambientale ed uno cartografico. Tutte queste strumentazioni e la raccolta dei dati già registrati sono probabilmente stati smantellati o perduti. E quindi si dovrà immaginare un processo che possa recuperare un patrimonio così straordinario di informazioni. Occorre ricordare infatti che a seguito della liquidazione della società Stretto di Messina nel 2012, l'allora affidatario di questa attività aveva concordato la rescissione del suo contratto e pertanto, non essendo tra i soggetti interessati dal legge numero 35, occorrerà necessariamente decidere come procedere in questo settore. In definitiva, la realizzazione del ponte sarà solo l'inizio di un grande piano di sviluppo, in particolare a livello europeo con il completamento del corridoio fra Helsinki e La Valletta, a livello nazionale con il completamento dell'alta velocità fino a Palermo, a livello locale con la realizzazione della cosiddetta città metropolitana dello Stretto, che comprenderebbe i comuni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. In questa ottica, già nel progetto sono previste 3 fermate metropolitane in sotterraneo a servizio del sistema ospedaliero ed universitario di Messina. Lo spostamento della stazione ferroviaria di Messina da Mare Grossi a Gaza, garantendo così a Messina finalmente uno straordinario waterfront. La nuova area direzionale in località Piale, lato Calabria, progettato dall'architetto Daniel Libeskind con l'obiettivo di realizzare un grande polo culturale, museale e turistico. Ed il ponte diventerà così il simbolo internazionalmente riconosciuto di questa nuova realtà. Questo è il mio contributo e io vi ringrazio per l'occasione che mi è stata data. Grazie professore, ci può mandare anche un suo testo scritto anche più completo che metteremo agli atti. Non vedo deputati che intendono intervenire o che si sono prenotati, quindi la ringrazio molto per la sua relazione, sicuramente esaustiva, anche per il contributo che ci potrà dare in forma scritta e passiamo anche alla successiva audizione. Grazie professor Fiamminghi. Chi è? Ah. Passiamo quindi all'audizione informale dei rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli nell'ambito dell'esame, sempre lo ripeto, in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 35 del 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audita, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ci sono obiezioni? No? Benissimo, quindi ringrazio l'Associazione per aver accolto l'invito della Commissione e do quindi la parola a Federica Luoni, spero di pronunciarlo bene, responsabile del settore agricoltura della Lega Italiana Protezione Uccelli per lo svolgimento della sua relazione, che dovrà essere contenuta in un tempo massimo fra i 5 e i 7 minuti. Grazie. Grazie onorevoli presidenti e onorevoli deputate e deputati. Innanzitutto vi ringraziamo come LIPU per la convocazione della nostra associazione su un importante e delicato tema, quale quello della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.
Io vi leggerò la nostra relazione che poi vi trasmetteremo in formato elettronico. Questo è un tema lungamente discusso e altrettanto controverso, che vede nel ponte l'occasione positiva in termini di mobilità e di sviluppo e invece tra chi scorge dei problemi di varia natura ai quali è bene e necessario prestare attenzione. Si scrive in questa seconda categoria, ossia quelli che intravedono dei problemi, soprattutto in termini naturali, ma anche di mobilità, che cercheremo di illustrarvi in questa breve relazione. Il progetto abbandonato nel 2013 è stato ripreso tra il 2020 e il 2021, interessando soprattutto i ministri delle infrastrutture De Micheli prima e Giovannini poi. In quella circostanza la LIPU, con un coordinamento di organizzazioni, ha avuto modo di esprimere i dubbi su un'opera letteralmente faraonica, carica di difficoltà economiche, geologiche, sismiche e, come diremo, naturalistiche, oltre che sul rapporto costi-benefici, che dalle analisi emergenti dai dati a disposizione risultava sconveniente, sia sotto il profilo del traffico ferroviario che di quello stradale, dati che sono stati confermati anche ultimamente da analisi recenti. Del resto, fu una posizione espressa non solo dalle organizzazioni della società civile come noi, ma anche dalle stesse fonti istituzionali, a partire dall'ex ministro Delrio, che di recente ha ricordato in un articolo giornalistico come l'analisi puntuale e accuratissima condotta da vari governi, Monti in primis, aveva sconsigliato di proseguire sul progetto perché è insostenibile dal punto di vista finanziario, con un costo costruttivo di circa 4 miliardi di allora, che dalle ultime analisi potrebbe quintuplicare, ed un progetto di project financing del tutto favorevole ai privati e ai danni delle casse dello Stato. Opera anche insostenibile dal punto di vista strutturale, perché è gravata da una serie di anomalie, come l'assenza di autorizzazioni ambientali e tecniche, di cui parlerò ancora tra poco. L'analisi effettuata successivamente dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini non ha certo sciolto i dubbi e dunque le condizioni generali che caratterizzano il progetto, a nostro avviso, e i relativi problemi non sembrano affatto mutati. Tra i problemi a noi preme sottolineare quelli di carattere naturalistico. È ormai noto infatti che quella interessata dal progetto rappresenta una delle aree più rilevanti nel Mediterraneo per quanto riguarda la sua importanza per la conservazione della biodiversità. 13 sono i siti della rete Natura 2000 che vi insistono, siti che verrebbero pesantemente gradati nelle proprie componenti biotiche e abiotiche, dalla realizzazione del ponte e dalle infrastrutture viarie e ferroviarie connesse. L'articolo 3,6 del decreto legge oggetto della presente audizione afferma testualmente che la valutazione di impatto ambientale sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata in particolare agli aspetti che non siano stati valutati o siano oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul richiamato progetto definitivo. È bene tuttavia ricordare che dal parere della Commissione Tecnica VIA del 2013 sono numerosi gli aspetti della valutazione risultati negativi. In particolare la valutazione di incidenza, che afferma come siano numerosi ed elevati gli impatti diretti e indiretti che il progetto avrebbe su specie e habitat di interesse, anche prioritari. In particolare ci preme sottolineare che il progetto andrebbe ad interessare un collo di bottiglia obbligatorio, un cosiddetto bottleneck, ossia un punto cruciale per il passaggio della fauna migratrice, tra i più importanti del Paleartico occidentale per la migrazione della rapace e le cicogne, a tutela della quale sono state designate ai due lati dello stretto le zone di protezione speciale Monti Peloritani, dorsale Curcurace e Antenna Mare e la zona di protezione speciale Costa Viola. Come evidenziato dal sopracitato parere della Commissione Tecnica del 2013, l'opera avrebbe un impatto pesantissimo e non mitigabile sugli uccelli migratori, sia per la collisione, in quanto rappresenterebbe una barriera trasversale rispetto alla direttrice migratoria, sia per il disorientamento causato dall'illuminazione, sia per la distruzione di aree di sosta e alimentazione dell'avifauna localizzate nell'area interessata dal progetto. Il flusso migratorio che attraverso lo stretto di Messina assegna all'Italia una responsabilità di conservazione di rilevanza internazionale per la tutela delle rotte migratorie tra Eurasia e Africa, che riguardano anche specie a rischio di estinzione, come ad esempio il capovaccaio. Inoltre si rammenta che, trascorsi ben 10 anni dalla valutazione del 2013, la situazione degli habitat delle specie è verosimilmente estremamente variata. Per
Pertanto è indispensabile, come chiarito dalle nuove linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e dalla recente comunicazione della Commissione europea, sottoporre l'intero progetto, ponte e opere annesse ad una nuova valutazione di incidenza, che, stante la gravità degli impatti che il ponte provocherebbe, con ripercussioni negative sulle popolazioni europee, degli uccelli in particolare, è inverosimile che possa avere un esito positivo. È infine da ricordare che per quanto riguarda il ponte, purché il ponte debba restare fuori tra le opere finanziate dal PNRR, il principio chiave che regola queste opere deve essere quello del no significant harm, ossia il principio di non danno significativo. Questo principio non può limitarsi a un'applicazione alle opere finanziate del PNRR, ma deve essere applicato. Deve essere una linea guida a tutta la nuova generazione di opere. E infatti, a nostro avviso, è illogico e sostanzialmente insostenibile che le opere che non accedano alle risorse del PNRR possano permettersi di arrecare danni significativi all'ambiente. In una fase storica in cui la perdita di natura, i danni ambientali, le crisi ecologiche meritano di assurgere ai vertici dell'agenda della politica. Di tutta la politica che con le crisi ecologiche e le esigenze della natura deve fare i conti per il nostro futuro. Ebbene, nel caso del progetto del ponte, il rischio di danni significativi è a nostro avviso molto alto e sono problemi che si aggiungono agli altri, confermando la criticità molteplice dell'opera. Per queste ragioni, e vado a concludere, la LIPU rivolge un appello a valutare la non realizzazione dell'opera e a lavorare seriamente, in modo strategico e strutturale, alle opzioni alternative, che consistono nel miglioramento dei servizi di trasporto attuali e soprattutto allo sviluppo infrastrutturale su ferro, per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini siciliani e calabresi e permettere di far fronte a dannose difficoltà legate alle mobilità di queste aree, anche favorendo la riduzione della mobilità su gomma. Ringraziamo lei, Presidenti, e tutti i membri delle due commissioni e, come vi dicevo all'inizio, forniremo questa relazione anche in forma scritta. Grazie. Grazie, grazie a lei per la sua relazione, grazie anche per il contributo scritto che ha già annunciato di volerci inviare quello più completo. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire, non vedo prenotazioni, quindi ringrazio l'audita per il contributo sia qui in presenza da remoto e sia per il contributo che ci manderà anche ovviamente esteso a tutta l'associazione LIPU. Grazie infinite. Passiamo quindi alla successiva audizione informale di Gianluca Maria Esposito, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università La Sapienza di Roma. Ricordo che stiamo esaminando in sede referente il disegno di legge di conversione del decreto legge numero 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che anche questa audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Non vedo obiezioni, quindi ringrazio il professore per aver accolto l'invito della Commissione e gli cedo la parola per un tempo massimo complessivo dai 5 agli 8 minuti. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Spero che mi senta. Io ho individuato cinque aspetti di prioritario interesse nella lettura del decreto-legge. Il primo riguarda la sua natura di legge e provvedimento, e ritratterò in pochi, diciamo, minuti tutti, comunque nei 5 minuti. Il secondo riguarda la sua compatibilità con la normativa comunitaria e con i principi del diritto interno. Il terzo riguarda l'effettività dello scopo, in linea con il principio di risultato, che è il primo principio presente nel nuovo codice degli appalti appena approvato e che va a sostituire il codice del 2016, e l'ultimo riguarda il procedimento di approvazione e di realizzazione dell'opera, che è probabilmente quello più delicato. Parto dal primo: questa è una legge provvedimento. Che cos'è la legge provvedimento? Lo dice la Corte Costituzionale. È legge provvedimento quella che contiene disposizioni dirette a destinatari determinati. Quindi, rispetto alla legge in senso stretto o in senso proprio, che contiene disposizioni generali ed astratte, vale a dire il paradigma della legge così come noi lo impartiamo e lo insegniamo nelle aule universitarie, questo invece è un provvedimento che ha delle disposizioni concrete.
perché non interviene con una disciplina generale, ma va a incidere su un rapporto definito che riguarda soggetti predeterminati. Ora, la natura di legge e provvedimento di questo decreto non solo è assolutamente opportuna in relazione all'obiettivo e quindi al risultato che essa si prefigge, ma proprio stando ai parametri della Corte Costituzionale, a me pare che ne superi ampiamente il vaglio in ragione del fatto che è perfettamente conforme ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza. Quindi il fatto che sia una legge provvedimento che potrebbe suscitare taluni dubbi da parte, diciamo, degli osservatori e dei commentatori, soprattutto in area giuridica, non costituisce un vizio di per sé del provvedimento, che invece, a mio modesto avviso, rappresenta la forma e lo strumento al tempo stesso indispensabili per un'opera di questo tipo. Secondo passaggio, la compatibilità di questo decreto con la normativa comunitaria e con i principi del diritto interno al tempo stesso. Questo è un aspetto molto importante perché si discute sulla possibilità, in relazione alla necessità di doversi attenere al principio di concorrenza, se è possibile procedere attraverso il veicolo costituito dalla società Stretto di Messina. Ora, sotto questo profilo, la risurrezione, perché di questo si tratta, della concessione a Stretto di Messina è stata corroborata e rafforzata con la sua qualificazione assente nella norma originaria di società in house e con l'inserimento tra i soci, oltre a quelli originali, cioè l'ANAS, le regioni Sicilia e Calabria, anche di RFI e al 51% del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora, che cosa si intende per società in house? Per società in house si intende quella società che presenta i seguenti tre requisiti: la partecipazione pubblica totalitaria, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere un controllo analogo, che può essere diretto o indiretto, sulla società. Terzo requisito: il soggetto aggiudicatario deve svolgere la parte prevalente della propria attività per l'ente pubblico controllante. Ora, la presenza di questi tre requisiti nel caso di specie dimostra che la soluzione scelta e confermata dal decreto legge è assolutamente compatibile con il diritto europeo, il diritto euro-unitario. Tra l'altro, trattasi di un modello che è già stato validato dal Consiglio di Stato interno per le concessioni autostradali del Nord-Est e anche per le autovie che sono andate avanti. Quindi parliamo di un modello che è assolutamente già oggetto di un riconoscimento sia dal punto di vista della giurisprudenza europea sia dal punto di vista della giurisprudenza interna. È un modello comunitariamente conforme anche in ambito europeo, cioè è stato oggetto di un riconoscimento anche da parte della Corte di Giustizia europea. Cito la sentenza della Corte di Giustizia 100 del 27 maggio 2020 che sostanzialmente che cosa afferma? Il principio in base al quale la soluzione dell'affidamento diretto, quindi alla società in house, è compatibile in quanto è diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato che costituisce solo un minimo inderogabile per gli stati membri. Cioè, la sovranità europea, posta questa condizione, non può oltrepassare il limite, quindi vi è un'ampia discrezionalità da parte degli stati che, garantendo questo minimo inderogabile, hanno a disposizione degli strumenti per perseguire i rispettivi obiettivi. E in questo caso la compatibilità con quel principio, come nucleato in quella sentenza della Corte di Giustizia, legittima assolutamente una soluzione che è già stata, ripeto, sperimentata e validata dal Consiglio di Stato. Vado ad un altro aspetto, che è quello della effettività dello scopo. Io mi limito, Presidente, a fare dei flash, poi ho predisposto una relazione che eventualmente posso trasmetterle e trasmettere alla Commissione. Il terzo aspetto riguarda la effettività dello scopo, anche alla luce del nuovo principio del risultato. Ora, quanto alla effettività del raggiungimento dell'obiettivo, merita, a mio avviso, farsi un'unica considerazione. L'attuale progetto, in base a quelle che sono
le opinioni del mondo scientifico, le prevalenti opinioni del mondo scientifico che concordano che l'opera è fattibile, la unica considerazione da farsi è che l'attuale progetto è quello effettivamente realizzabile, ed è solo effettivamente realizzabile dal punto di vista tecnico, posto che quello alternativo, voleva dire quello a due campate, comporterebbe la realizzazione di un pilone nel mezzo dello stretto ad una profondità e un'area tecnicamente non idonea. All'interno di questo passaggio voglio aprire, diciamo, una subriflessione che ovviamente riguarda l'effettività, lo scopo e il risultato. Anche il dibattito che è seguito all'approvazione del decreto legge ha posto in luce le criticità del finanziamento. Ora, il finanziamento non è tema del decreto legge, e non è tema neanche del documento di programmazione economica e finanziaria, ma è tema che senz'altro deve essere affrontato e risolto, evidentemente, eventualmente, con la legge di stabilità. Quindi vanno distinti e separati due momenti. Questo, che è il momento nel quale attraverso una legge provvedimento il governo ha ritenuto, sulla base di un indirizzo politico e del programma che si è prefisso, di rimettere in piedi una opera strategica di interesse nazionale che tra l'altro consente di porre fine ad un contenzioso i cui rischi a carico dello Stato non potevano e non possono essere affatto trascurati, parliamo di decine di centinaia di milioni di euro, e al tempo stesso è necessario rinviare ad una fase successiva la verifica circa i mezzi finanziari a disposizione. Vado all'ultimo passaggio. Chiudo questo aspetto sul finanziamento facendo, se me lo consente, una brevissima digressione, perché il dibattito del ponte dello Stretto di Messina, casualmente, direi quasi provvidenzialmente, è sorto insieme al dibattito sulla criticità o sulla crisi del processo attuativo del PNRR. Allora, a mio modesto parere, parlo anche alla luce della mia esperienza di professore di diritto amministrativo, ma anche di diritto dell'ambiente per oltre 10 anni, e di capo dipartimento della direzione incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico, circa un decennio fa, per 5 anni, con vari governi, Berlusconi, Monti, Letta, eccetera. Queste due difficoltà, vale a dire quella legata alla copertura dei mezzi finanziari e quindi alla copertura finanziaria dell'opera, e quella legata alla difficoltà legata alla capacità di spesa del piano nazionale del PNRR, possono, se opportunamente combinate queste due difficoltà, trovare una soluzione. Perché? E vado a concludere. Perché, e lo voglio ribadire, Presidente, alla luce della mia esperienza in campo, la complessità straordinaria della governance del piano del PNRR, che vede coinvolti, oltre alle amministrazioni centrali, tutti gli enti locali, quindi parliamo di oltre 8.000 comuni, che non sono, ahimè, attrezzati tecnicamente, costituisce un pericolo gravissimo di insuccesso di questo piano. Che cosa ne consegue? Ne consegue che l'Italia, che purtroppo non ha una cultura e una capacità di programmazione in senso stretto, e quindi puntualmente opera i scelte di indirizzo e di programmazione nello stato di emergenza, quindi in condizioni che non sono mai fisiologiche, ma patologiche, ed è proprio il caso del PNRR, che guarda caso è nato a seguito della pandemia Covid, proprio a causa di questo debito di programmazione, deve compensare attraverso, da un lato, la scelta e la selezione di obiettivi strategici importanti. Io non entro nel merito se sia il ponte sullo stretto di Messina, sul quale ho già espresso la mia favorevole opinione, o altri interventi o altri progetti, ma devono essere progetti di interesse strategico nazionale che richiedano procedimenti sostenibili. E vado all'ultimo passaggio, il procedimento di approvazione. Quello che a me ha convinto di più di questo decreto legge è stata la particolare attenzione al procedimento di approvazione, vale a dire al procedimento che rimette in fila i diversi attori, alla luce tra l'altro di una governance che però riguarda solamente le amministrazioni centrali, che è quella disegnata dal decreto legge 77 del 2021,
e che combina insieme il procedimento di approvazione dell'opera con il procedimento di valutazione ambientale. Ma lo fa in modo, secondo me, efficientistico. Perché? Perché rimette in vita anche la validità degli atti di valutazione che sono stati precedentemente adottati, quindi parliamo di atti risalenti agli anni scorsi, e soprattutto pone un limite al procedimento di valutazione ambientale, che è altro non è, anzi, che un subprocedimento del procedimento di approvazione, il quale però, per ragioni che certamente non devo io segnalare a lei, Presidente, alla Commissione, rischia Grazie. di diventare la difficoltà maggiore per l'approvazione di progetti di questo tipo. L'avere individuato un percorso certo che garantisce tuttavia il diritto di partenza Professore. e osservazione è un'utile misura. Ho finito. Grazie, grazie mille professore. Abbiamo, sì, siamo andati anche, però è stata sicuramente una relazione che poi mi ha detto che la manderà anche in formato scritto alla Commissione e la metteremo agli atti molto volentieri. Grazie. Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire. Non vedo neanche da remoto interventi, quindi ringrazio infinitamente il professor Esposito per la sua relazione, sia qui in presenza da remoto sia in forma scritta, e passiamo alla successiva. Grazie, professore. L'ordine del giorno continua con l'audizione informale del professor Francesco Napolitano, che è ordinario di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia e direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma. Siamo sempre, ricordo, nell'ambito dell'esame in sede referente, il disegno di legge di conversione del decreto legge 35 del 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, anche in questo caso, sarà trasmessa sulla web TV della Camera dei Deputati se non vi sono obiezioni da parte dell'audito, che non mi sembra mostrare contrarietà. Do quindi la parola al professore Esposito, Francesco Napolitano, scusi, per lo svolgimento della relazione, invitando a contenere la relazione in un tempo massimo fra i 7 e gli 8 minuti. Grazie. Grazie Presidente, un saluto a lei e a tutte le onorevoli deputate e deputati presenti nelle due commissioni riunite. Intanto è un privilegio e vi ringrazio di poter ascoltare anche un contributo che ho intenzione di fornire ai lavori della commissione in ordine alle mie specifiche competenze, che sono quelle appunto come sono emerse nella presentazione del Presidente come professore di costruzioni idrauliche e un esperto, diciamo così, di protezione idraulica del territorio. Giova mettere nel dibattito alcuni argomenti che per il sottoscritto che si occupa di protezione idraulica del territorio è abbastanza evidente, ma che in questa vicenda tecnica si mostra in tutta la sua evidenza, cioè uno scollamento forte tra scale temporali nella decisione del politico e dell'amministrativo con le scale di realizzazione di opere così importanti dal punto di vista tecnico. È evidente che un'opera di questo genere deve essere pianificata e prevista con un orizzonte temporale che è molto più ampio di una legislatura, quindi occorre essere lungimiranti e in questo disegno di legge, di fatto, dando modo alle commissioni tecniche presenti nei ministeri, per esempio la struttura tecnica di missione o il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o l'istituendo comitato scientifico nella nuova società Stretto di Messina, mette il ruolo tecnico in primaria importanza, proprio perché un'opera decisamente importante da questo punto di vista. Chi mi ha preceduto nelle audizioni ha già fatto vedere quali sono i problemi, le sfide di questa opera che tecnicamente si può realizzare e nel migliore dei modi aggiornando un progetto pensato 30 anni fa, approvato 20, una quindicina d'anni fa, ma che necessita assolutamente di un aggiornamento. Proprio perché di questo aggiornamento tecnico è già stato oggetto di un approfondimento
intervento da parte di un gruppo, che poi è la stessa struttura tecnica di missione del Ministero, che avrà in ordine a questo disegno di legge un ulteriore ruolo in futuro dal punto di vista decisionale, è esplorato la possibilità di capire se le tre alternative, l'attraversamento stabile con il ponte sospeso a uno o a tre campate, oppure i due tunnel, uno flottante e uno subalveo, potessero essere rivisti alla luce dell'aggiornamento e della normativa e delle forzanti di traffico e di mobilità e all'adeguamento di carattere sismico. Le risultanze sono state, credo, meritevoli di un approfondimento. In particolare, l'ha già detto un collega, credo Cascetta, che è stato udito la settimana scorsa, credo che valga la pena esplorare la possibilità di valutare anche la soluzione a tre campate, non soltanto quella a campata unica, perché dobbiamo considerare l'opera, e qui viene il contributo che spero di poter dare ai lavori della Commissione, che l'opera non è il ponte sullo stretto, è il sistema di collegamento stabile tra due sponde e quindi necessita di vedere le opere, non soltanto l'opera fisica di attraversamento, che è il ponte sospeso da realizzarsi nelle modalità come che si intenderanno mettere in pratica, ma occorre valutare con attenzione qual è l'impatto di tutte le opere a corredo, che sono molto rilevanti sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista degli impatti ambientali sulle due sponde della Sicilia e della Calabria, perché queste rappresentano di fatto una percentuale prossima al 50% dell'investimento. Ci sono presenti circa 40 chilometri di collegamenti ferroviari, 20 chilometri di collegamenti stradali. Di questi, il 65% o il 70%, a seconda delle due sponde, sono realizzati in gallerie su territori che sono, dal punto di vista idraulico e idrogeologico, molto fragili. Quindi, da questo punto di vista, l'aggiornamento del progetto, anche in ordine a tutto ciò che attiene alla mitigazione del rischio idrogeologico, agli impatti di queste opere che hanno su territori fragili da questo punto di vista, è assolutamente fondamentale. Da questo punto di vista giova rilevare che non soltanto sono cambiate le norme tecniche delle costruzioni rispetto al progetto approvato, ma anche dal punto di vista del governo idraulico del territorio c'è stato il ricevimento della direttiva alluvioni da parte dello Stato italiano, la necessità di dover aggiornare i piani di gestione del rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, addirittura ogni 6 anni, in virtù del possibile cambiamento climatico. Ecco, il cambio climatico in questo disegno di legge rappresenta un convitato di pietra, non è vi è data menzione. Io credo che dal punto di vista della individuazione migliore delle forzanti di progetto, delle opere soprattutto a terra, a corredo delle opere dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, debbono essere oggetto sicuramente di una revisione progettuale da parte del soggetto attuatore. In particolare ricordo in maniera sommaria che le interferenze delle opere con i bacini, il reticolo idrografico superiore presentano potenziali criticità soprattutto in ordine agli attraversamenti dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario, lo sversamento delle acque di piattaforma nelle incisioni che presentano manufatti già oggi che sono idraulicamente insufficienti, la copertura di alcuni tratti di corsi d'acqua, la realizzazione di piste di cantiere all'interno di alcuni alvei già in essere, è stato detto in precedenza, le opere di cantierizzazione debbono necessariamente essere riviste, così come bisogna pensare in maniera moderna, nuova, la realizzazione dei siti di stoccaggio dei sedimenti provenienti dallo scavo delle gallerie e valutare anche in un'ottica di costi benefici generali, valutando le alternative che sono sempre possibili, soprattutto delle opere a terra, anche la possibilità di modificare qualcuna di queste.
Io spero di non, ho finito qui e sono aperto alle vostre domande su questo tema e vi ringrazio per, l'opportunità che mi avete concesso. Grazie a lei, professore. Ovviamente le ricordo che è più che gradita anche una relazione scritta, se lei Sarà ovviamente. mia cura trasmetterla sicuramente, Presidente. Grazie mille anche da parte del Presidente dell'Ottava Commissione, Mauro Rotelli, che ringrazio, che è qui presente. Quindi, se non... prego, collega Iaria, si è prenotato il collega Iaria, prego. Eccomi. Pronto. Eccomi, mi vedete e mi sentite, giusto? Sì, benissimo. Allora, grazie mille per questa relazione perché tra l'altro ha toccato un punto di cui si parla poco, perché noi parliamo solo del ponte, della bellezza di un ponte sospeso, dell'attraversamento e non parliamo dei problemi legati alle trasformazioni sul territorio della Sicilia e della Calabria per arrivare a questo ponte. Quindi, quando uno parla di attraversamento stabile dello stretto, dovrebbe mettere in un progetto serio anche la considerazione delle strutture esistenti che ci sono già e vedere appunto le alternative possibili per attraversamento stabile senza ponte o con un ponte chiaramente magari anche con una progettazione diversa, perché l'idea di andare avanti verso un progetto sempre a campata unica, che può essere anche fattibile dal punto di vista ingegneristico, e però non è l'unica soluzione. Quindi, se noi vogliamo fare una disquisizione tecnica, ci possono essere pro e contro di diversi progetti. Il fatto fondamentale è che la devastazione del territorio per arrivare a questo ponte non è mai oggetto di interesse. Quindi ringrazio il professore perché ha tenuto conto degli aspetti, non in maniera ideologica, non appunto magari con una visione che quelli che i miei avversari politici chiamano prettamente ambientalistica, quasi talebana, ma semplicemente tenendo in considerazione che il territorio è fatto di corsi d'acqua, di terreno, di spostamenti, di cambiamenti climatici e quindi questo va tenuto estremamente conto. Grazie. Grazie collega Iaria per la sua riflessione, non era una domanda. Comunque, quindi ringrazio ancora il professor Napolitano, mi unisco ai Presidente, ringraziamenti del collega. posso rispondere anche se è una Sì, riflessione. In realtà ho colto però è una riflessione politica più che altro, grazie. appunto, era appunto per dire dal punto di vista tecnico e non politico come il tema del governo del territorio e degli impatti del cambiamento climatico, al di là di tutto ciò che è decisione politica. In realtà, dal punto di vista tecnico, è un tema che siamo in grado di affrontare, così come siamo in grado di progettare un ponte sospeso che resiste all'azione del vento, sia questo a una o a tre campate. È evidente che la progettazione è già in essere, così come quella che si intenderà aggiornare, dal punto di vista tecnico, terrà sicuramente conto non solo di tutte le forzanti naturali e di come queste possano modificarsi col cambiamento climatico, però occorre che questo aspetto, che a una lettura almeno mia, che non sono ovviamente non ho la potestà legislativa che risiede nella vostra nel Parlamento, non ho colto un segno così distintivo. Io credo che da questo punto di vista la progettazione debba poter essere aggiornata non soltanto per l'adeguamento della norma e delle normative delle costruzioni e sulla valutazione anche di tutte le forzanti naturali che nel tempo sono cambiate, che debbono poter essere messe in considerazione nella progettazione poi definitiva. Grazie. Grazie, grazie mille professore, come detto attendiamo anche la sua relazione, quindi passiamo alla successiva audizione. Grazie ancora professor Napolitano. L'ordine del giorno quindi reca l'audizione informale. Ok, l'ordine del giorno reca l'audizione
del professor Alberto Zipparo, professore associato di tecnica e pianificazione urbanistica presso l'Università di Firenze, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 35 del 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio il professore che ha risposto all'invito della Commissione e gli ricordo che per lo svolgimento della sua relazione il tempo massimo sarà fra i 5 e i 7-8 minuti. Grazie. Buongiorno, mi sentite bene? Benissimo. Allora, io ho coordinato diverse studi e osservazioni sul progetto del ponte, a partire dal progetto del 92 a quello del 2003, sia insieme ad altri colleghi che si occupa di pianificazione del territorio e dei trasporti, sia insieme ai comitati scientifici delle associazioni ambientaliste. Abbiamo scritto dei saggi, dei volumi, eccetera. Toccherò sommariamente alcuni punti circa le conclusioni dei nostri studi, che sono arrivati ovviamente fino al 2012, fino al progetto del 2011 e alla nostra osservazione del 2012. Primo punto, fino adesso si parlava di attraversamento stabile, ma la cosa che è emersa nelle analisi della pianificazione della domanda è che non serve un attraversamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Credo che sia stato detto nei giorni scorsi. È un'operazione inutile oggi, perché già negli anni Ottanta il Ministero aveva messo da parte l'attraversamento stabile prima che fosse rilanciato dal governo Craxi allora, perché si erano accorti che ancora i traffici nello stretto crescevano, ma crescevano in maniera decrescente. Guglielmo Zambrini, che forse è stato il più grande pianificatore dei trasporti che abbiamo avuto in Italia, storico consulente del Ministero, mi avvisò, io lavoravo con lui, ma prendevo atto di questa già messa da parte dell'attraversamento stabile. Mi avvisò, guarda che i traffici stanno per decrescere. Tra qualche anno, lui prevedeva il 92, cominceranno a diminuire. In realtà, e questo è avvenuto nel 1990, tra l'85 e il 2015, a fronte del 60% del traffico dello stretto che è calato, resta solo un traffico locale che non ha bisogno di una macrostruttura ma di un barcabus sostanzialmente. È cresciuto il traffico aereo in Sicilia del 3.200%. L'ultimo piano nazionale dei trasporti e della logistica del 2001, prima della famigerata legge obiettivo, prevedeva infatti che si usassero i 12 porti industriali della Sicilia dismessi quasi dal servizio e dall'industria, come è già successo a Gioia Tauro, che doveva essere un porto prima per un centro siderurgico e poi per i carbonili, che non sono mai stati realizzati fortunatamente, è diventato un porto container, prevedeva che i porti ex industriali della Sicilia fossero i terminali delle autostrade del mare per le merci, perché il traffico aereo continuerà a crescere, come dimostrano i dati degli hub di Palermo e di Catania di questi giorni. Quindi la commissione messa in piedi da De Micheli, governo Conte 2, e poi continuata da Giovannini, governo Draghi, aveva un limite, che doveva studiare solo l'attraversamento stabile imposto da alcuni partiti, dall'ex presidente del Consiglio Renzi. Ma tutte le volte che invece si sono equiparate tutte le soluzioni, è stata di gran lunga, da almeno 15 anni a questa parte, vincente la soluzione senza attraversamento stabile. Quindi stiamo parlando di un'opera inutile. Credo che sia stato detto, gli pianificatori dei trasporti hanno concluso, pensavamo di studiare un'infrastruttura
e invece studiamo un monumento che ha impatti devastanti e secondo che rischia di non stare mai in piedi, perché non è mai stata dimostrata nemmeno la fattibilità vera. E gli impatti devastanti riguardano prima di tutto il paesaggio. Il paesaggio dello stretto verrebbe sfigurato. La continuità scenografica dello stretto di Messina, una delle più grandi opere d'arte naturali della terra, verrebbe negata. Lo stretto si trasformerebbe in una baia con questa barriera enorme dal punto di vista visuale e percettivo, che avrebbe una parte sud fatta dai centri di Messina, la parte sud del ponte e Villa San Giovanni, e una parte nord fatto da Punta Faro, la parte nord del ponte e Punta Pezzo. Quando i grandi pianificatori americani di trasporti ci hanno detto: noi abbiamo sacrificato l'ambiente e il paesaggio alle grandi opere, primo perché non c'era l'IPA, l'agenzia, nella legge quadro sull'ambiente che è nata nel 69, ma soprattutto perché quei ponti sono stati fatti tra gli anni 30 e gli anni 50, hanno preso in pieno lo sviluppo e poi il declino della civiltà dell'auto. Solo voi pensate di sacrificare una delle più grandi opere d'arte naturali del pianeta quando 100 anni, un secolo dopo, ci si deve liberare dalla civiltà dell'auto. Il ponte, come noto, se mai si riuscisse a realizzare, probabilmente resterebbe monofunzionale. Il treno non ci salirebbe mai, citerò tra un attimo gli studi apposta. E quindi di che parliamo? Secondo, oltre che il punto di vista paesaggistico, è impressionante l'impatto ambientale. Non a caso i codici del paesaggio e dell'ambiente e i due piani territoriali paesaggistici impongono in tutta l'area una serie di vincoli. Ci sono 11 tra aree ZPS e SIC e poi tutta una serie di aree di pregio ambientale. L'area è tutta vincolata. Il ponte, oltre che dal punto di vista paesaggistico, cancellerebbe tutto questo e colpirebbe dal punto di vista strutturale uno dei pilastri dell'area dello stretto, che è il massiccio scillese, già in frana dai tempi del raddoppio delle ferrovie e dell'autostrada, che verrebbe da una parte sventrato da mega gallerie d'accesso, dall'altra parte cancellato in parte dagli svincoli e le complanari che dovrebbero arrivare. Verrebbero cancellati anche i laghi di Ganzirri, verrebbe cancellato tutta questa opera d'arte naturale, che invece è quello su cui bisogna puntare. Chi ancora pensa allo stretto come mobilità e mega infrastrutture non lo conosce. Lo stretto è una grande area di sostenibilità in cui negli ultimi 10 anni sono partiti progetti importanti di turismo legato alla cultura, di recupero del territorio. C'è Ecolandia, che è un parco energetico ambientale nel Regino che è studiato da tutto il mondo. Il risanamento del territorio, le comunità energetiche, la convergenza tra ecoturismo e percorsi culturali, l'uso didattico di ricerca, sono tutti progetti più piccoli che sono partiti e che vengono di tanto in tanto bloccati, messi da parte e ostacolati dal ritorno ciclico di questa favola. Di questa favola del ponte sullo stretto, che rischia di essere una favola. Il comune di Villa San Giovanni in questi giorni dovrebbe chiudere il piano strutturale, che è un piano strutturale importante perché è uno strumento urbanistico tutto votato, come dovrebbe essere in tutta l'area, alla riqualificazione ecologica e alla difesa del territorio dai cambiamenti climatici. Ebbene, si deve fermare per l'ennesima volta perché non sa se poi una parte del territorio deve essere sacrificata alla grande infrastruttura o per l'ennesima volta sarà uno stop che comporta spreco finanziario di tempo e di energie, ma non comporta altro. Questo succede ciclicamente in tutta l'area dello stretto. C'è un punto che tocco semplicemente. Una decina d'anni fa, non un studioso di parte ambientalista, ma il capo
il coordinatore del comitato tecnico scientifico del progetto, il gruppo che aveva studiato di più la progettazione, il professor Remo Calzona e i suoi collaboratori, tutti di altissimo livello e consulenti di quelle imprese che vengono citate oggi a livello internazionale per fare un po', hanno detto: non vi sono qui, non si tratta di aggiornare un progetto, qui si tratta di tornare alla ricerca progettuale. E questa è quella la posizione coerente che si dovrebbe fare. La differenza tra, perché hanno spiegato che non ci sono né la soluzione di 3,5 km di attraversamento aereo, né la soluzione dei pilastri sullo stretto, sono allo stato e nel breve periodo praticabili. Calzona l'ha ripetuto in questo periodo, questo discorso, è il massimo conoscitore, il massimo, è uno che ha tentato di progettare lo stretto, in cui ricordo, per una posizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non si può partire col progetto definitivo come voleva la legge obiettivo, che adesso non esiste più né è riapplicabile per lo stretto, ma si può partire quando si farà il progetto esecutivo. Lui ha spiegato, lui e i suoi valentissimi collaboratori, tutti i professori di tecnica delle costruzioni, hanno spiegato che il progetto esecutivo non si è potuto mai fare, né probabilmente si potrà fare nel breve periodo, perché non ci sono le condizioni né i materiali per rispondere alle prestazioni tecnologiche che ci vorrebbero nello stretto. La previsione che hanno fatto è quella che, non per la realizzabilità, ma per la progettabilità, è più prossima la soluzione che avevano bocciato in precedenza, ne ha parlato già prima, se ne parlerà adesso, con i pilastri dello stretto pure nelle situazioni sismotettoniche, piuttosto che quella dell'attraversamento aereo. Per cui io credo che bisognerebbe tornare a questa soluzione, ricerca progettuale. Il problema di questa cosa è che costa un centesimo rispetto all'aggiornamento progettuale e soprattutto non posso continuare a annunciare i cantieri per dopodomani. Vi ringrazio. Grazie professore, anche lei le invito, se ha a disposizione un testo, di mandarlo alla segreteria delle commissioni. Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire, perché fino adesso non ci sono prenotazioni, quindi la ringrazio, avendo anche, siamo andati oltre gli 10 minuti, quindi attendiamo il testo scritto e la ringrazio infinitamente per il suo contributo, anche da parte del presidente Mauro Rotelli dell'ottava commissione. Passiamo quindi all'audizione successiva, che si tratta del professor Ferruccio Arresta, già rettore del Politecnico di Milano e ordinario di meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame sempre in sede referente del disegno di legge conversione del decreto legge 35 2023 recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio il professore per aver accolto l'invito della Commissione e gli ricordo che per la sua relazione ha un tempo massimo complessivo fra i 5 e gli 8 minuti. La ringrazio, professore. Parola a lei. Grazie Presidente, spero che mi sentiate. Avevo mandato delle slide, mi ero coordinato con... in modo da farle direttamente gestire a voi, in modo da recuperare rapidamente. Io affronterò il tema del vento sul ponte sullo stretto rapidamente, possiamo andare subito alla prima, perché il vento è uno degli elementi dimensionanti per i ponti a grande luce. Naturalmente, prima di tutto sono gli effetti statici, il vento soffia sul ponte e quindi dà un carico eolico che è importante per il dimensionamento. Poi abbiamo effetti dinamici come i distacchi di vortice, le stabilità, da cui dipendono anche la percorribilità e quanto il ponte può essere utilizzato, e poi l'effetto sui veicoli. Se procediamo rapidamente, questi effetti vengono studiati attraverso degli studi aerodinamici svolti nelle gallerie del vento di tutto il nostro paese, ma nello stesso tempo a livello internazionale, in due modi. Si fanno dei modelli sezionali, quindi immaginatevi di fare a fette l'impalcato, e quindi dei modelli in scala grande in cui si possono studiare tutte le appendici e ottimizzare il comportamento. È un po' come quando si prendono le vetture e si mettono in gallerie del vento per ridurre i carichi aerodinamici della vettura stessa.
Poi, una volta completato lo studio, si costruiscono dei modelli completi per la verifica globale del comportamento aerodinamico. Se procediamo, quando il vento incide sull'impalcato, sulla sezione dell'impalcato, nascono delle forze, le conosciamo, la forza di resistenza, quella che si oppone al vento, la forza di portanza, quella che tende a spingere verso l'alto, verso il basso, anche una vettura, e poi una coppia che tende a ruotare. Guardate, qui un dato per tutti, semplicemente per essere molto sintetico. La Casci, ponte di circa 2000 metri, anche questo ferroviario, rispetto al ponte di Messina avrà delle forze aerodinamiche che sono 4 volte superiori a Messina, proprio grazie alla forma particolare affusolata, alla forma particolarmente alare del ponte. Le forze aerodinamiche devono essere il più basse possibile proprio per il dimensionamento dei cavi, dei pendini e delle torri. Se procediamo, naturalmente il vento non è costante, lì parlavamo di vento costante, il vento cambia su tutto lo stretto, da sinistra a destra, dalla Sicilia alla Calabria, e cambia anche nel tempo, abbiamo raffiche, abbiamo situazioni di calma. E quindi cambiando il vento cambiano le forze, e cambiando le forze cambia l'assetto del ponte stesso, e quindi si creano problemi o situazioni di risposta al vento turbolento e risposta alla stabilità del ponte. Ogni ponte a gran luce ha una sua massima velocità del vento accettabile, ammissibile, oltre alla quale il ponte non è progettato per resistere. Se andiamo anche qui a fare un esempio, il ponte dell'Amber, che ha un monocassone come quello lì rappresentato in rosso, ha una velocità di critica di 40 metri al secondo. Ecco, grazie alle soluzioni scelte per Messina, quindi il ponte multicassone, che vuol dire sostanzialmente i due cassoni stradali e quello ferroviario al centro, la velocità critica è di 85 metri al secondo, vuol dire 300 km all'ora, che è ben superiore a quella che è quella di progetto di 60 metri al secondo, che era quella di velocità, di una velocità del vento con un ritorno di 2000 anni, la probabilità che questa velocità era 2000, che accadesse era 2000 anni. Noi siamo andati, il ponte, la soluzione italiana è andata a 85 metri al secondo, quindi davvero un impalcato estremamente stabile. Naturalmente, se andiamo avanti in galleria, si possono poi andare a studiare tutte le appendici aerodinamiche, quindi tutta la forma dei cassoni, l'angolo di attacco, il cassone posteriore, le grigliature che ci sono nei punti di attacco e quegli alettoni che vengono in qualche maniera sviluppati, fanno sì che lo smorzamento del ponte aumenta all'aumentare della velocità del vento. È un po' come le ali di una Formula 1 o come le ali che vengono fatte negli aliscafi. Quindi si mettono quelle ali e l'aliscafo riesce a essere più stabile, più aumenta la velocità. Maggiore smorzamento implica maggiore capacità di dissipare energia e quindi minore livelli di vibrazione. Se andiamo alla prossima, anche qui è un esempio, a 30 metri al secondo, quindi a 110 km all'ora, con la turbolenza tipica dello stretto, le accelerazioni registrate sul ponte sono il 40% dei limiti consentiti. Siamo quindi ben sotto a quella che la normativa prevede. Procediamo pure. Naturalmente non si studia, come dicevo, solo l'effetto del vento sul ponte, ma anche sui veicoli. Vedete qui le prove in galleria del vento in cui si erano i modelli dei veicoli, ferroviario si vede, carico pesante, carico leggero, e a destra il profilo di velocità. Quelle barriere sono fatte proprio per schermare i veicoli dal vento incidente, in modo che le spinte siano estremamente ridotte e quindi rendere molto fruibile il ponte durante l'anno. Andiamo pure, proseguiamo. Ulteriore studio, non è soltanto il vento che incide sul veicolo, ma quanto i veicoli incidono poi sull'impalcato per scaricare le forze, tipicamente il treno è quello che si fa sentire di più, ma qui attraverso dei modelli si riescono a verificare completamente tutte le potenziali deformazioni che il ponte avrebbe quando passa il treno. Se procediamo, tutto questo quindi poi si verifica, e qui vedete un bellissimo modello in scala 1 a 300, un modello che è lungo 14 metri, 13,8 metri, che è stato verificato proprio per la risposta dinamica, il distacco di vortici, la stabilità. Ecco, questi modelli in galleria del vento sono testati e possiamo anche ruotare l'impalcato in modo da esporlo a diverse direzioni del vento.
La galleria del vento in cui sono state fatte, procediamo pure, è la galleria del vento presente a Milano, presso il Politecnico di Milano, è la più grande galleria del vento a strato limite d'Europa, strato limite vuol dire per opere civili, ma tutte queste verifiche vengono poi incrociate con impianti indipendenti internazionali, nel senso che la normativa prevede che queste prove vengano fatte su più gallerie del vento. Tra l'altro, procediamo pure, la Galleria del Vento continua a lavorare, giusto rapidamente per dare alla Commissione il fatto che l'eredità tecnico-scientifica che il nostro Paese, che il know-how creato sul Ponte sullo Stretto e che l'impianto da Milano continua a lavorare. Qui ci sono in basso a sinistra il ponte a Istanbul, il terzo attraversamento sul Bosforo, in alto la realizzazione, questo è già realizzato, se procediamo. A Izmit, sempre in Turchia, un ponte sospeso di 1550 metri, in basso il modello, in alto la realizzazione, se procediamo. Kanakale, che è Kanakale 1915, è un ponte che attualmente è il ponte più lungo al mondo, 2250 metri, ponte sospeso naturalmente, che in basso si vede che è realizzato proprio con l'approccio multicassone pensato per Messina. Questo approccio multicassone ormai sta facendo scuola, sta facendo ingegneria. A destra il ponte ormai già aperto, e poi procediamo. E poi altri progetti fatti in questi anni, come la Scozia, il ponte scozzese, in Romania, 2500 metri con campata principale, e siamo in prova proprio in questi giorni con uno strallato da 1625 metri e con un ponte sospeso curvo con torri galleggianti, che è un po' frontiera dell'ingegneria. Chiudo con l'ultima slide, se posso andare, che queste prove in Galleria del Vento non sono soltanto per il ponte completo, ma anche per le varie fasi di costruzione. Questi sono i modelli che erano stati studiati per il terzo attraversamento del Bosforo, proprio per studiare le fasi di costruzione del ponte. Queste si tratta di prove tra il 2013 e il 2015. Io con questo avrei concluso, credo che sia l'ultima slide, naturalmente sono a disposizione della Commissione e vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione. Grazie mille, professore, anche per l'interessante rappresentazione. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire, oltre ovviamente a chiederle che possiamo metterla agli atti questa sua presentazione, anche con una relazione scritta e ben gradita. Quindi non vedo interventi da parte dei deputati, quindi la ringrazio infinitamente per il suo contributo. Tutto. No, collega Iaria, si è collegato. Collega, cerchi di prenotarsi durante l'intervento, grazie. Prego. Grazie mille, grazie professore. Io volevo solo chiederle un chiarimento, diciamo, tecnico. Un suo collega ha parlato anche delle criticità dovute al fatto che questo ponte avrebbe la snellezza massima mai realizzata, e anche vista la lunghezza, vista anche la quantità di materiale utilizzato, avrebbe anche si sarebbe avvicinato al limite massimo di collasso critico per i ponti, tenendo conto del solo materiale di costruzione. Scusate se mi sono spiegato in maniera magari un po' imprecisa, però sono due aspetti che lei, forse mi sono sfuggiti, lei chiaramente non, mi sembra non abbia citato, e cosa ne pensa di queste considerazioni di questo suo collega? Grazie. Sì. Grazie, adesso scusi professore, un'altra domanda del collega Fede, prego. Grazie presidente, chiedo scusa professore, una domanda al volo anch'io. Allora, complimenti innanzitutto per il lavoro che fate come Politecnico nelle verifiche per l'analisi nella galleria del vento, che è un elemento fondamentale per verificare la risposta meccanica delle strutture. La domanda che le facevo è di alta natura, perché i calcoli e la qualità del lavoro fatto ci rassicura da questo punto di vista. Però spesso sentivamo parlare delle difficoltà, delle problematiche più geologiche e sismiche. Quindi mi domandavo se era possibile e se sono state fatte delle verifiche, se è nella sua competenza e conoscenza chiaramente professore, sulla risposta meccanica da simulazioni
per quanto riguarda i movimenti delle faglie e la sollecitazione della struttura alle diverse quote, alle sollecitazioni telluriche, diciamo. Grazie. Grazie. Grazie, prego, professore. Allora rispondo alle domande, direi insieme, nel senso che per tutte le volte che abbiamo bisogno di tenere fermo qualcosa, quando sotto di noi qualche cosa invece si muove, tipo il sisma o tipo dei movimenti, la cosa più facile è realizzare un grande elastico. L'elastico è la soluzione che assorbe sostanzialmente tutte queste vibrazioni. E quindi il ponte sullo stretto di Messina, la snellezza del ponte sullo stretto di Messina, le torri del ponte sullo stretto di Messina sono esattamente la soluzione per andare incontro a un'esigenza che richiede una certa flessibilità. E quindi, da questo punto di vista, sono state fatte tutte le simulazioni numeriche affinché queste oscillazioni siano limitate. Guardi, io credo che se lei prende una barra molto flessibile e muove sulla base, la punta rimane ferma. Se invece la barra è molto rigida e la muove, la punta si muove come la mano. E questo naturalmente è un esperimento molto facile. La freccia elastica ci sarà, e quindi la prima domanda, ma si è sopperito ad avere delle frecce elastiche elevate perché si è ridotto il carico, del carico eolico. Quindi, quello che avevo cercato rapidamente è che, essendo le forze un quarto di un ponte come l'Akashi, a pari vento la freccia elastica sarà meno di un quarto di quello. Quindi, naturalmente, l'elastico sì, ma un elastico che è poco deformabile in termini di freccia statica a causa del fatto che le forze sono state ridotte grazie a questa particolarissima forma aerodinamica, che è più un'ala di un aereo. Che è uno scatolato come quello a cui siamo abituati. Naturalmente è un impalcato che ha due torri importanti, è un impalcato che ha dei pesi significativi. I carichi sono stati verificati sia da tutto il carico, dagli strutturisti, e necessitano quindi di cavi e di acciai particolari, già a specifica, che naturalmente dovranno tenere il carico se stessi, il carico dell'impalcato, i carichi eolici e i carichi naturalmente dei veicoli. Grazie professore anche per queste ulteriori spiegazioni, quindi ringrazio, dichiaro chiusa questa audizione. Mi sembra di capire che il restante audito non sia riuscito a collegarsi, e sto parlando del rappresentante dell'Associazione Verdi Ambiente e Società, Stefano Zuppella. Abbiamo provato a ricontattarlo, ma non si è riusciti. Chiederemo o di recuperarlo o di un testo scritto. Quindi ringrazio i colleghi che hanno seguito l'audizione, il Presidente Rotelli, tutti i colleghi della Commissione Ambiente, ovviamente Trasporti, le segreterie che ci hanno collaborato a questa redazione di questi tutti i lavori delle commissioni, ovviamente Ambiente e Trasporti, il servizio audio televisivo della Camera dei Deputati. Dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.